La storia d'amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini pare stia andando a gonfie vele. Dopo gli europei di nuoto di Berlino, in cui entrambi sono stati protagonisti, Federica e Filippo hanno deciso di concedersi una vacanza romantica e rilassante nelle meravigliose acque della Sardegna. Subito dopo gli europei, infatti, i due sono volati appunto in Sardegna, lontani per una volta dal gossip e dai paparazzi, che sempre li seguono per carpire ogni minimo segnale di crisi. Stavolta però i maligni sono stati delusi, perché Federica, sempre molto attiva sui social network, ha postato su Instagram delle foto che la ritraggono insieme al suo compagno, mentre si immergono nelle acque cristalline, si scambiano sorrisi e coccole e si godono questa vacanza all'insegna del relax. Già da un po' di tempo circolano voci su un loro imminente matrimonio, ma Federica, in maniera molto ironica, dice: la data delle nozze la scopriremo dagli articoli pubblicati sui giornali. Una benevola critica ai vari settimanali di gossip che da tempo stanno cercando di indovinare il giorno in cui Federica e Filippo convoleranno a giuste nozze. Nel frattempo la coppia si gode la meritata vacanza, ma noi non possiamo fare altro che chiederci: il matrimonio arriverà forse dopo le Olimpiadi del 2016? Infatti questa è la data che entrambi hanno fissato per il loro ritiro dalla scena sportiva. Chissà, staremo a vedere.